arezzoweb.it, tutte le news in un minuto. L'ampliamento del vecchio centro affari, appunto, lei l'ha definito un modo per cui le istituzioni possano collaborare nella crescita di un sistema virtuoso. Vedi, in un momento di grande difficoltà economica, quale quello che il sistema aretino sta passando, è necessario che tutte le istituzioni individuino delle scelte strategiche. L'ampliamento del polo fieristico aretino è proprio una scelta di questo tipo, fondamentale per dare l'opportunità a tutto il nostro sistema imprenditoriale di essere al centro dell'attenzione di tutta l'Italia, visto che Arezzo ha proprio questa caratteristica, essere centrale rispetto al territorio nazionale. Io credo che questa nuova realizzazione darà delle grandi opportunità a tutti coloro che vorranno utilizzarla correttamente. Un'iniziativa volta a coniugare la creatività degli artisti con il savoir-faire delle aziende, ha affermato. Sì, questo allora il 24 di marzo prossimo inaugureremo nei nuovi locali di Arezzo Fiere Congressi, esattamente sotto l'auditorium, un museo permanente dove verranno esposti per la prima volta oltre 300 modelli, che sono dei modelli unici e ripetibili, che sono nati da un'unione praticamente della creatività di artisti nazionali e internazionali con la capacità del saper fare tipica delle nostre aziende, tipica dei nostri artigiani, del territorio, ma non solo. La redazione vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione del nostro TG Web.